Oggi è il 21 marzo e come ogni anno noi ricordiamo tutte le vittime innocenti delle mafie, che da troppi anni siamo costretti a ricordare il 21 marzo perché le mafie o noi, ai noi, sono un cancro che non riusciamo ad estirpare. È il 21 marzo che segna l'inizio della primavera, la rinascita dell'uomo, la rinascita della vita, che è stata scelta per celebrare la giornata dedicata alle vittime della mafia. Insieme c'è il presidente dell'Osservatorio regionale antimafia Walter Cardinali e il presidente della Commissione regionale d'inchiesta sulla criminalità organizzata Eugenio Rondini. Tante altre personalità del mondo politico e tanti studenti che partecipano nel piazzale del rettorato alla lettura di quelli che sono i nomi dei caduti. Ma con lo slogan di quest'anno, che appunto è possibile, noi vogliamo lanciare questo messaggio, stimolare per quanto è possibile, l'idea che tutti insieme possiamo farcela, dobbiamo farcela, perché come diceva Giovanni Falcone, le mafie sono un fattore umano e come tutti i fattori umani hanno avuto un inizio e avranno una fine, ma quando ciò accadrà dipende solo ed esclusivamente da noi, o meglio dipende anche da noi, da quanto ciascuno pensa di mettere del proprio insieme a tutti gli altri. Ecco appunto lo slogan di quest'anno, è possibile, sta a significare questo. Uomini e donne caduti per mano della mafia, uomini e donne che hanno dato la propria vita per aver detto no alla mafia, per essersi messi in mezzo, per aver detto una parola, per aver operato nel mondo civile per contrastare la mafia. La lettura dei nomi di coloro che sono caduti per mano della mafia, per questa giornata che li vuole ricordare. In un luogo estremamente importante, il luogo dello studio, il luogo dell'ingegno, per dare un nome alla dignità della memoria, è un gesto di alto livello politico e democratico. Una giornata, una narrazione corale che non solo chiede di non dimenticare, ma chiede con forza verità e giustizia per le tante storie sulle quali ancora vige il silenzio. Tra queste, quella di Barbara Corvi, nostra conterranea, scomparsa in circostanze che ricordano processi e dinamiche ben precise che la mafia conosce a perfezione. Ma l'iniziativa delle vittime innocenti delle mafie qui al rettorato dell'Università degli Studi di Perugia era in contemporanea con la manifestazione nazionale di Milano. Perché è una giornata che deve ricordare, una giornata che deve far riflettere, deve dire no alla mafia, tutti insieme. È per questo che in tutta l'Umbria si sono svolte, si sono celebrate queste ricorrenze per dare un segno da parte delle istituzioni e da parte della politica con lo slogan è possibile a questa 28ª giornata dei morti per mafia. Ed è un momento toccante quello di ripetere i nomi di coloro che sono stati uccisi dalla mafia, a cominciare dai tempi lontani fino ad arrivare ai nostri più vicini. Per queste tragedie che si ripetono con le stesse modalità, con la stessa eliminazione di chi si frappone e di chi non vuole la mafia che possa sporcare questa società civile. E sono tanti gli studenti dell'università che si ritrovano qui sul piazzale del rettorato per recitare quei nomi, per ricordarli, per non essere dimenticati. Tante le manifestazioni, tanti i modi per ricordarli e per celebrarli, con un unico slogan, è possibile. Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro,
Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli. Claudio Traina, Rita Atria, Paolo Ficalora. Giovanni Simonetti, Angelo Cinque Palmi, Imerio Piccini, Masina Perricone Spinelli, Gaetano Guarino, Pino Camilleri, Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Filippo Forno, Luigi Cafiero, Antimo Graziano, Gennaro De Angelis, Anna Maria Esposito, Antonio De Rosa, Elio Di Mello, Salvatore Dragone, Mario Lattuca, Giovanni Gambino, Andrea Orlando, Gioe Petrosino, Lorenzo Panepinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Verro, Giorgio Gennaro, Giovanni Zangara.